Buongiorno a tutti, per primo ringrazio l'ISPRA e il Ministero dell'Ambiente per aver coinvolto la società botanica e tutti coloro che ci hanno aiutato della società botanica e della Società Italiana di Scienza della Vegetazione, tanto con i ringraziamenti la gente prende posto. Se fate un po' di silenzio, magari riesco ad andare avanti. Il monitoraggio degli habitat di interesse comunitario in Italia è stato realizzato per conto della Società Botanica, dal sottoscritto che l'ha coordinato, e nel gruppo di coordinamento sono entrati due altri esperti che sono il professor Giovanni Spampinato per la regione biogeografica mediterranea e il dottor Cesare Lasen per la zona biogeografica alpina. Loro, mentre io ho coordinato nello specifico la regione biogeografica continentale. La dottoressa Liliana Zigovic invece ha costituito il punto focale per la realizzazione delle cartografie presso l'Università Politecnica delle Marche. E ovviamente ci siamo interfacciati con gli esperti del Ministero e con gli esperti dell'ISPRA. E quindi ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Più che presentare puntualmente questi dati che sono emersi, vorrei invece fare un riferimento che riguarda la direttiva Habitat. Allora dice sì, ma questa cosa la conosciamo tutti. Sì, però vorrei puntualizzare l'importanza del fatto che già io la direttiva l'ho chiamata Habitat, no? Cioè la novità reale non sono le specie ma sono gli habitat. È chiaro che la salvaguardia della biodiversità passa attraverso le specie, dobbiamo però a parer mio potenziare il concetto di habitat inserendo le specie negli habitat. Perché in questo modo avremmo la possibilità di salvare più specie di quelle considerate negli allegati. È l'ambiente che va salvaguardato. L'habitat, di fatto, per la direttiva, per l'Unione Europea, l'habitat rappresenta gli ecosistemi. E è bella questa legge, no? Lo dico pure a lezione sempre, perché è una legge precisa. Non dice salvaguardiamo la biodiversità e gli ambienti, no, salvaguardiamo queste specie, questi ambienti, perché sono quelli che per quanto è emerso dalle consultazioni scientifiche che ha fatto l'Unione Europea, sono questi gli ambienti più importanti e più ricchi di vita. Allora, il concetto di habitat non è così immediato come quello di specie, che già sappiamo a livello scientifico pone notevoli perplessità, come ha messo bene in evidenza prima l'intervento di Stock, no? Del dottor Stock. Quindi va messa, secondo me, un consiglio: più attenzione sulla divulgazione scientifica del concetto di habitat e fare richiami diretti all'habitat. Tra l'altro poi la direttiva, no? Ecco, questo per esempio è una prateria dell'Appennino che sta scomparendo pressoché completamente. La direttiva prevede i piani di gestione e nel piano di gestione si devono integrare le conoscenze dell'habitat vegetazionale definito in termini vegetazionali e fitosociologici con la presenza degli animali. L'aquila che sta nelle gole
della Rossa, del parco della Gola della Rossa, ovviamente vanno a mangiare in questo ambiente. E allora l'Aquila ha diversi siti di vita e di nidificazione, allora definire gli habitat di frequentazione dell'animale all'interno di un habitat prioritario o di un SIC diventa aspetto molto importante. Quindi inviterei maggiormente a mirare all'integrazione, no? La stessa cosa ovviamente vale per le specie. La direttiva Habitat dice che questo Habitat 6210 diviene prioritario quando ci sono le orchidee, perché le orchidee sono delle specie target che hanno una capacità, una difficoltà riproduttiva notevole, una collaborazione con gli insetti, anch'essa elevata, specifica in alcuni casi, altre volte meno, però sempre una capacità riproduttiva difficile. Le simbiosi micorrizziche che ne determinano lo sviluppo. Allora queste condizioni fanno sì che nelle nostre praterie appenniniche, giustamente, che sono una biodiversità indotta dall'attività dell'uomo estremamente elevata, perché e questo si determina e si mantiene una quantità di orchidee che è sicuramente superiore a quella che era potenziale in natura. Allora l'integrazione tra questi dati è fondamentale. Gli italiani stanno tra i primi in Europa e nel mondo per aver studiato questi processi. Abbiamo pubblicato le carte del dinamismo della vegetazione. Mettiamoci dentro pure gli animali e le piante, cioè non dissociamo queste analisi e cerchiamo di farle diventare delle analisi veramente ecologiche, come secondo me la direttiva vuole. Per esempio questo è come quella prateria che avete visto, in 30 anni diventa un prebosco. Ci sono delle strutture che variano, ci sono dei momenti in cui il piano di gestione dovrà stabilire di arrestare il processo evolutivo e in altri di poterlo modificare. Allora noi abbiamo i dati predittivi del modello, non abbiamo altrettanto per esempio per l'integrazione con la fauna. Stiamo tentando con alcuni, l'abbiamo provato sempre per la regione Marche, di vedere come varia la fauna al variare dei diversi stadi seriali di vegetazione e quindi degli habitat. Questi dati sono stati già dati un po' da tutti, ritoccati ovviamente. Quanto vale Natura 2000? Vale un'enormità, perché ha una diffusione capillare di aree, è il sistema di salvaguardia più ampio che sia mai stato messo in atto nel mondo. Siamo al primo posto con la direttiva Habitat. Allora questa è importante seguire questo processo che è avviato per noi, specialmente che ci siamo sempre battuti per la conservazione dell'ambiente e della natura, e diventa fondamentale riuscire ad applicare in modo sempre più cogente la direttiva Habitat. Non stiamo ancora a questi livelli. 27 stati, adesso siamo diventati 28. Da luglio scorso la Croazia entra, abbiamo messo anche un box nel volume. Che cosa significa l'ingresso della Croazia? La Croazia segnala due nuovi habitat che noi abbiamo, secondo me, non è che ho fatto degli studi specifici, però per esempio la Cascata delle Marmore rientra sicuramente tra gli habitat che sono presenti e che la Croazia ha indicato come cascate di travertini nella zona dinarica delle Alpi, ma sta pure nella zona alpina italiana con le stesse caratteristiche di calcare. L'altro habitat che ha indicato è stato scientificamente più volte richiamato dal professor Franco Pedrotti, che è un tipo di vegetazione di prateria dell'Ordeion secalini che sta in Italia, nei piani carsici
della regione dell'Italia centrale, e ugualmente, invece no ugualmente, è molto più diffuso ovviamente in Croazia. La prima cosa che abbiamo fatto è l'aggiornamento della checklist. L'aggiornamento della checklist, ovviamente abbiamo preso tutti i dati possibili in mano al Ministero, all'Unione Europea, e verificati anche in funzione di quello che è il manuale di interpretazione degli habitat in Italia. Questa è una cosa importantissima che ha fatto, mi dispiace che adesso l'ho coordinata io, però voglio dire, elogiare una cosa che uno ha fatto non sta bene, no? Però sono contento e orgoglioso di averla fatta, insieme alla partecipazione di tutti i botanici italiani, e questo manuale che l'abbiamo fatto per conto del Ministero dell'Ambiente è reperibile, no? Come spero che tutti qui, un pubblico scelto evidentemente, conoscano il nostro manuale. Però volevo dirvi questo, che il manuale viene aggiornato continuamente, man mano che si hanno ulteriori acquisizioni, ulteriori tipologie di habitat che si ritiene possano entrare in questo concetto di habitat, vengono inserite. Le regioni che prima avevamo messo con puntini probabili, improbabili, hanno verificato in parte, per buona parte, adesso i colori diversi stanno scomparendo, e quindi ci sono più certezze, no? Oramai si sa che in quella regione dove l'habitat era probabile, anche a seguito di questo censimento e monitoraggio che abbiamo fatto, ora c'è il puntino che attesta la presenza. Quindi è un processo che è sempre in corso, ma che per questo abbiamo una certa soddisfazione, si incomincia a intravedere un areale degli habitat che è abbastanza favorevole. Queste sono l'aggiornamento quindi della checklist, praticamente per le regioni biogeografiche italiane, il numero di habitat. Quindi abbiamo 76 habitat alpini, poi abbiamo 83 continentali e 94 invece sono gli habitat mediterranei. L'Unione Europea fa sempre molto riferimento, no, come è stato già detto, a queste regioni biogeografiche. È chiaro che noi che abbiamo praticato la scienza non è che ci soddisfino molto questi tagli, no? Però lo dice, sono in funzione della direttiva Habitat. Allora molto spesso uno si sorprende perché dice, ah, ma come fa questa zona a stare in un sito alpino quando sta magari vicino alla costa della Liguria, no? Evidentemente va interpretato secondo la direttiva Habitat. Quegli habitat che sono più o meno al margine, l'Unione Europea dice che si potrebbe pure non considerare quando hanno, se però la suddivisione biogeografica fosse fatta veramente bene, sarebbero forse gli habitat più importanti, no? Questi in cui convivono specie di due regioni biogeografiche diverse. Allora magari anche lì pensare a non escludere grossolanamente, ma qui l'Unione Europea considera molto opportunamente anche il giudizio dell'esperto. Allora, alcuni habitat li abbiamo tolti perché erano stati mal interpretati, come abbiamo fatto, e quindi sono diminuiti di 3 gli habitat in Italia comunitari, però ne sono aumentati di 2, quindi la perdita è stata solo di 1. I faggeti acidofili atlantici con sottotipo di Ilex e a volte di Taxus, vedete la distribuzione così come richiesto dal reporting dell'Unione Europea, e poi le foreste pannoniche balcaniche di Cerro e Rovere, che erano state invece inserite in un altro habitat. Poi ancora il Pinus leucodermis, quindi abbiamo fatto pari,
le pinete oro mediterranee di altitudine, che sono un habitat fantastico del nostro settore sud-occidentale, e il pollino, per esempio, no? Quindi sono delle cose veramente meravigliose questi grandi alberi di conifere vetuste. Poi abbiamo trattato la mappa di distribuzione in base al processo che è stato indicato e sono state realizzate le diverse cartografie con una maglia di 10x10. Evidentemente questo 10x10 chilometri è un limite incredibile, no? Lo è per le specie e anche per gli habitat, perché sono habitat puntiformi che quando uno fa 10 chilometri ne prende 50, 60, allora sembra che la costa italiana sia ricchissima di habitat, un ambiente fantastico, cosa che evidentemente non lo è. Allora, con 5 minuti già? Allora, questo è un po'... tutti hanno benedetto l'integrazione con le regioni, io non sono così proprio fantastico, ci sono le regioni che stanno più avanti e altre meno. Ci sono delle regioni che ci credono pure se stanno indietro, nel senso che hanno avviato dei progetti seri, e altre invece che sono abbastanza trascurate, trascurano abbastanza questa materia. Un punto che volevo dire, allora poi intanto tutto, visto che 5 minuti, tutto è sul riportato nei testi, che sono pure facili e con diagrammi, volevo puntare ancora l'accento sul fatto che bisogna creare una migliore sinergia proprio con gli enti territoriali, perché a noi gli habitat sono arrivati in fondo che già dovevamo presentare il progetto e quindi l'ultima fase di elaborazione è stata un po' compromessa. Il risultato finale, ecco, questo è quello che volevo dire, no? Vedete come gli habitat costieri, le dune per esempio, e purtroppo no, molte regioni d'Italia non hanno più dune, anche la mia, praticamente non ci stanno più dune nelle Marche o in Emilia Romagna, però è chiaro che essendo gli habitat contigui presenti, e allora viene fuori che tutta la costa italiana è come se fosse piena di habitat, mentre invece, non so, la Sardegna o altre zone lo sono di più. La stessa cosa vale per la vegetazione fluviale, che considera una quantità enorme di habitat. Questo è un buon esempio per l'integrazione con i dati della fauna, perché gli habitat non sono grandi in tutti questi processi di geosigmeto, no? Cioè di ambienti diversi che stanno uno accanto all'altro. L'Unione Europea con la direttiva Habitat li mette in evidenza tutti, quindi ci sarebbe la grande possibilità di evidenziare anche questi aspetti. La maggior parte degli habitat sono, come è successo nella valutazione per gli altri tipi, di conservazione inadeguata, e la percentuale credo che comunque sia aumentata. Adesso il riferimento con l'altro report è molto difficile, insomma, perché non ha proprio le basi di confronto, no? È stato fatto tutto in un altro contesto. Quello che voglio sottolineare è che finalmente siamo partiti con dati concreti. Sono con molto piacere noto che questo è avvenuto per la flora e anche per gli habitat. Quello che c'era, abbiamo cercato di integrare tutto nel migliore dei modi, perché i dati erano tutti disomogenei purtroppo, però penso che per la prima volta siamo partiti e quindi con il prossimo monitoraggio avremo da valori da confrontare in modo più serio ed adeguato. Grazie.